Eh, dunque, oggi eh, andiamo a parlare un attimo di tornare eh, su un exchanger con un coin eh, che appunto ha subito CoinJoin. Quindi questo eh, trae origine da eh, domande che mi sono state poste in modo ricorrente, eh, cioè cosa può succedere se invio su un exchanger centralizzato, quindi exchanger che richiede KYC un coin sul mio account che proviene da un'attività di coin join cioè sul quale precedentemente ho effettuato un coin join quindi eh, noi sappiamo eh, che questo tipo di mh, versamento viene ostacolato dagli exchanger centralizzati quindi sappiamo che quello che succede in effetti è che l'exchanger eh, può eh, nella maggioranza dei casi lo fa eh, può bloccare questo versamento e richiedere successiva eh, documentazione eh, per eh, diciamo giustificare la provenienza dei fondi di questo coin. Questo perché rileva eh, la transazione di coin join precedente e quindi eh, diciamo questo fatto eh, genera la richiesta di ulteriori informazioni. Quindi ci si può trovare questo questo versamento bloccato ci si può trovare una richiesta di informazioni abbastanza invasiva e conseguentemente un deterioramento ulteriore della propria privacy quindi sono tutte cose che ovviamente danno fastidio disturbano e che però sono state verificate con diversi exchanger abbastanza grossi come Coinbase, Binance eccetera eh, sappiamo che eh, un'operazione di CoinJoin è in sostanza una transazione eh, molto grande effettuata con altri partecipanti, il cui scopo è quello di eh, mescolare differenti coin per offuscare la provenienza eh, del, del tuo stesso coin. Quindi, in questo modo, è possibile eh, effettuare un prelievo, per esempio, da un, da un exchanger centralizzato. Fare un coin join e quindi successivamente far perdere per così dire le tracce del coin, quindi impedire all'exchanger di continuare a seguire la sequenza delle transazioni successive a quella di withdrawal. E quindi questo è abbastanza chiaro, è anche abbastanza chiaro che viene normalmente svolto per aumentare la propria privacy, però, chiaramente questo tipo di operazione è ostacolato. Eh, dagli exchanger eh, centralizzati quindi se andate a fare un versamento di un coin subito dopo o comunque in cui la precedente transazione era una transazione di eh, coin join andrete mh, probabilmente incontro a un uh, scenario come quello che vi ho descritto quindi come fare per eh, diciamo mitigare eh, questa situazione nel caso che uno appunto debba ritornare sull'exchanger per, es per esempio cambiare Bitcoin in Fiat come, come cercare di ovviare questa situazione. Chiaro che non c'è una risposta univoca perché dipende dalla policy di ciascun exchanger, quello che possiamo fare, eh, che empiricamente in taluni casi eh, funziona, è quello di eseguire delle transazioni eh, che distanziano la transazione di CoinJoin eh, da quella di versamento, in questo modo, eh, ovviamente, l'exchanger non può andare. A controllare tutte le transazioni precedenti perché è chiaro che le transazioni precedenti sono, eh, sono eh, tantissime quindi non può fare questo normalmente va a controllare la transazione precedente quindi noi in questo caso adesso vi faccio vedere come come lo facciamo in questo caso andiamo eh, a fare due transazioni eh, dopo la transazione di CoinJoin e prima della transazione di versamento eh, sull'exchanger. Quindi faremo eh, una transazione self, quindi una transazione, la prima transazione sarà una transazione di un input e un output verso un nostro stesso indirizzo e la seconda transazione sarà una simulazione di pagamento eh, con numeri assolutamente non tondi eh, verso eh, un nostro stesso indirizzo in modo da rendere eh, offuscata la situazione andiamo a vedere adesso eh, come, come facciamo questo con, eh, con la console quindi qua eh, stiamo simulando siamo con un electrum eh, su eh, un eh, reg test quindi stiamo simulando con dei bitcoin finti su un reg test eh, è un coin di circa un bitcoin come vedete qua quindi eh, lo scopo è appunto eh, ottenere una un distanziamento dalla transazione di coinjoin che è la transazione che ha praticamente generato questo output quindi eh, la prima cosa che facciamo eh, in questo caso è andare a ehm, eh, creare un indirizzo eh, nostro quindi eh, in questo caso mettiamo un'etichetta self transaction e creiamo un nostro stesso indirizzo quindi quello che facciamo adesso è prendiamo questo coin lo andiamo a spendere e andiamo a spenderlo su questo indirizzo qua lo chiamiamo quindi self transaction lo spendiamo tutto ok quindi facciamo max facciamo pay adesso creiamo la transazione la andiamo a firmare e vediamo qua la transazione. Questa è la prima transazione che facciamo. Adesso per velocità andiamo a minare sui blocchi in modo che la transazione diventi confermata. Ecco qua, quindi andiamo un attimo a eh, esaminare questa transazione su un explorer e vediamo subito eh, vediamo subito che si tratta di una transazione eh, con un input e un output in cui lo stesso explorer mi dice che è possibilmente una self transfer ma va bene così non è questo adesso il nostro scopo a posto adesso andiamo a fare la seconda transazione dunque la seconda transazione consiste in una simulazione di pagamento quindi dobbiamo ancora una volta eh, generare un indirizzo quindi in questo caso lo chiamiamo Payment simulation: quindi dobbiamo generare un indirizzo nuovo, lo copiamo. Andiamo a prendere di nuovo il coin che dobbiamo trattare e eh, lo andiamo a spendere. Quindi lo spendiamo a favore di questo eh, nuovo indirizzo. Quindi mettiamo anche qua un'etichetta. Dunque, adesso come valore di questa transazione dobbiamo mettere un valore compatibile con quello che ci interessa portare sull'exchanger, eh, ma naturalmente deve essere un valore inferiore al valore del coin. Perché dobbiamo simulare un pagamento, quindi ci deve essere anche un resto. In questo caso eh, voglio diciamo avere qualcosa di inferiore a un bitcoin e all'incirca la metà di un bitcoin. Quindi cosa faccio? faccio 0.5 e degli altri decimali perché non voglio ottenere un numero che sia tondo per non diciamo creare ulteriori per non dare ulteriori informazioni quindi faccio pay firmo la transazione e invio la transazione adesso ancora una volta vado a minare sui blocchi Ecco, una cosa interessante è andare un attimo a vedere adesso questa transazione. Ecco, come vedete, come vedete questa transazione qua è la transazione che abbiamo appena fatto. Noi abbiamo, fatto, abbiamo preso un input, quindi il nostro UTXO, abbiamo pagato verso il nostro indirizzo e eh, ovviamente c'è anche un indirizzo di resto, questo qua che vedete. L'indirizzo di resto è generato automaticamente dal nostro Electrum e eh, ovviamente è un indirizzo dei nostri. Quindi vediamo come si presenta questa transazione, se la vado a esplorare. Ecco, si dimostra, in, si presenta in questo modo qua. Quindi ho il mio input, che è l'input, vi ricordo che coinvolge l'UTXO che proviene dal soft transfer e una destinazione che consiste in due differenti output, come vedete qua, di cui questo, diciamo, è quello che abbiamo inteso come pagamento e questo è il nostro, diciamo, resto. Quindi adesso ho preparato il terreno, quindi quello che adesso praticamente ho a disposizione è questo Uh, questo coin qui che è la nostra simulazione di pagamento e adesso posso inviare all'exchanger uh, questo coin posso inviare all'exchanger questo coin sapendo che quando lui andrà a verificare la transazione precedente non troverà una transazione di coin join ma troverà un normale pagamento e andando indietro un'altra volta troverà semplicemente un'altra uh, un transazione semplice quindi per due transazioni indietro non troverà nessuna operazione di CoinJoin. Quindi questa è una strategia che si può utilizzare. Naturalmente, se uno vuole, eh, può fare un'ulteriore eh, simulazione di pagamento, un'ulteriore transazione di simulazione di pagamento per distanziarsi ulteriormente dalla transazione eh, di CoinJoin. Eh, questo, eh, questo tipo di di transazione prima di tornare sull'Exchanger è stata provata e eh, ha funzionato quindi eh, questo attualmente eh, ha dato un risultato positivo infatti non ha diciamo eh, scatenato alcuna richiesta di informazioni quindi eh, naturalmente il numero di transazioni che possiamo mettere eh, tra la transazione di eh, coinjoin e la transazione di entrata sull'Exchanger è un numero che dipende da noi possiamo farne quante ne vogliamo Ovviamente tenete conto che facendo questo tipo di transazioni andate chiaramente a pagare delle fee. Ogni transazione che fate è un pagamento di fee. Una cosa importante eh, ulteriormente da indicare è che eh, queste, queste due transazioni che fate o tre, se ne vorrete fare tre. Eh, dovrebbero non essere consecutive come le ho fatte io, io adesso ovviamente le ho provate per farvele vedere. Dovrebbero essere fatte in momenti assolutamente diversi, in modo che vadano a finire dentro blocchi eh, diversi. Non, non dovrebbero essere delle transazioni in sequenza. Dovete distanziarle, dovete farle in momenti diversi, devono essere confermate in blocchi differenti. Dunque questo è um, un video che ho voluto fare appunto per uh, comunicarvi queste possibilità. Uh, il coinjoin, ricordatevi che è un'operazione uh, del tutto legittima che possiamo fare semplicemente per uh, riguadagnare la nostra privacy. Uh, la nostra privacy è un nostro diritto, è un diritto uh, che ciascuno di noi ha e quindi è un diritto che giustamente fa, uh, uh, vuole rivendicare. Se avete uh, ulteriori domande, osservazioni e quant'altro, uh, come, come solito sono disponibili nei commenti o sul forum uh, che trovate sempre in descrizione o sul gruppo Telegram, uh, sul quale vi potete liberamente iscrivere e sul quale si può discutere infatti di questi argomenti. Spero di essere stato d'aiuto e ci vediamo alla prossima volta.